Io posso accettare tutto, ma no che un controller si impolveri così solo perché non lo tocco da 5 giorni. Beh, ogni tanto un piccolo rantolo ci sta, ragazzi. Su, allora, vediamo un po'. Ma iniziamo Mitopia, benvenuti in questo nuovo video di Mitopia. Non ho fatto neanche l'intro. Ragazzi, oggi Granduca del Male Aslofar lo liberiamo dal suo incanto? Lo liberiamo oggi? Non lo so, ragazzi, che vi devo dire? Credo che ci siano altri due o tre boss prima di affrontare il Granduca del Male. Mi sono fatto sì un po' di strade alternative per prendere qualche punto extra. E ora c'è il grande esploratore qui, quindi magari ci dà un tiro, tipo tira quella leva piuttosto che la seconda, oppure la terza invece che la prima. No, ce l'ha fatto anche l'altra volta, verso quando eravamo al castello del Duca del Male, quando era ancora Gianni. Allora, esploratore misterioso. Sono salito così in alto da aver superato le nuvole. Mi sento come una di quelle antiche divinità. Prostratevi davanti a me, misteri mortali. Oi, oi. Ah, sei tu! È da un po' che non ci si vede. Non deve essere stato facile salire fin qui. Hai intenzione di continuare? In questo caso farei meglio salire lungo queste scale. Non lo sai? Lassù in cima si trova una stanza del tesoro. Ricorda bene queste parole. Segui la strada nascosta e troverai il tesoro segreto, il One Piece! Bene, ci vediamo in giro. Vediamo un po', magari lo troviamo. A parte sì, sarà sicuramente una. Ah, ma si divide ancora. Ah, e poi dobbiamo arrivare qui, effettivamente. Ma sali le scale, quindi devo fare questo percorso per poi aprire l'altro che mi porta al tesoro? Può essere. In teoria, Mitopia, alcuni percorsi sono assurdamente complicati e arzigogolati. Che non ha senso. Perciò potrebbe anche aprirmi la strada per il prossimo. Per il tesoro che si trova effettivamente a destra. Vediamo. Ah, certo. È questa strada che porta magari al tesoro. Lasciamo perdere che è meglio. Allora, ci servirebbe una chiave a quanto pare. Un qualcosa da mettere. Un vicolo cieco. Eh sì. Un attimo, c'è un foro nel muro. Ma cosa ci va? Insacchiamoci qualcuno, magari ci va. Boh, provo a fare le altre strade e vediamo. Ma l'esploratore era ancora lì. Perché l'esploratore è rimasto lì sopra? Non se n'è andato? Attenzione, un altro dialogo interessante. Mi sai dire come ho fatto a diventare il Duca del Male? Oh, è una triste storia. Lavoravo in una fabbrica di banane. Producevo un sacco di banane PS ogni giorno. Poi inizi a chiedermi se avrei fatto questo lavoro per tutta la vita. È quello che ci chiediamo tutti quanti noi lavoranti. E se ero veramente felice oppure no, anche questo. Poi un giorno, mentre questi pensieri mi ronzavano in testa, udii una voce. Se desideri il potere, io te lo concederò, disse. Niente e nessuno potrà contrastare la tua forza. Quella voce mi tentò fino al punto di cedere. E così decisi di aprire la scatola proibita. Dal suo interno emerse qualcosa di oscuro che si impadronì di me. Era una maledizione molto potente. Assunse il controllo del mio corpo e mi trasformò nel Duca del Male. Si è addormentato, ma dai, eroe! Mi stai ascoltando? Oh sì, certo, che cosa terribile! A proposito, la persona controllata dalla maledizione ora è Aslofar, l'eremita errante. Il mio mentore. Oh no, non lui! Ma non sai neanche chi è. Forse se lo ricorda qua da quando era Duca del Male, probabilmente. Aslofar, essendo l'eremita, è tipo la persona più forte del mondo. È anche l'unica che può contrastare il male. Voglio capire che ci sta a fare qui l'esploratore. Una leva. Tiriamola. Oi, eccolo. Oh, sì. A questo serviva. Grande. Quindi, ora che abbiamo aperto il passaggio segreto, si può continuare. Beh, l'esploratore mi ha detto: segui le scale e troverai il tesoro. Ed in effetti, sì. Questo qui è sicuramente il tesoro che serve per aprire la porta. Ma chi è a guardia di questo tesoro? Vediamo un po' quale nemico ci aspetta adesso. Quale reskin? Oh, forse nessuna? Ah, petali eroici, ok. Ah, niente? Cosa? Ma allora provo a prendere le altre strade. Attenzione, ho trovato una pietra dorata. Ma perché in questo percorso così crauso?
E poi non è neanche comparsa in chissà in quale maniera pomposa. Hai trovato una pietra, ok? Andiamo a mettere sta pietra allora. Eccola qua. Un attimo, c'è un foro nel muro. E se provassimo a usare quella pietra che abbiamo trovato? Sì. Ma è apparsa, hai trovato una pietra. Senza affrontare un nemico poi. Mi pare molto strano. E questo è il punto che non capisco. Perché è così normale? È un oggetto chiave importante. Attenzione qui. Ehi! Ma cos'è, il re degli sgorbietti? Attenzione! Guardalo! Burletto ricco. Ebbene, vai. Facciamogli male. Madonna, che dolore. Ci fa male lui. Ci fa male lui, accidenti. Oh, ma siamo matti? Ci serve un attacco del... del cavallo per farlo fuori. Boia. Dai, G-Banyan, su. Ok. Stato nemico? Ok, gli abbiamo fatto un bel paura. Però devo ricaricare i PS, ragazzi. È tosto sto tipo. Ci picchia lui. Beh, posso sconfiggerlo con... l'astuzia, però. Vai, combattiamo. Li ho potenziati, ho messo lo scudo. Quindi ora siamo super forti. Andato. E voglio vedere ora la ricchezza. Quanto ci dà? 10.000 monete almeno. 20.000, ok. Meglio, meglio. Però proseguiamo il percorso, ragazzi. C'è ancora della strada da fare. Secondo me siamo ancora lontani dal nostro obiettivo. Ecco una perla di saggezza. Bisogna sorridere di fronte all'avversità. Più facile a dirlo che a farlo, Clara. Esatto. Più facile a dirlo che a farlo. Attenzione. Oh, rush. Buttercup, Bubbles e Blossom. Ragazzi, le nostre fatine amiche. Ah, di nuovo, esatto. Basta. Non voglio. Ma che... quello è Jabu Jabu. No, Jabu Jabu, quello è il King Zora. Perché mi sbaglio con Jabu Jabu? Giri tipo Buttercup. Eccolo qua, Ranok Rosso Bubbles. E giri tipo Blossom. Il Ranok è il King Zora di Ocarina of Time, tra l'altro. Per questo me lo ricordo. Non che Ocarina of Time sia il mio Zelda preferito, perché Majora's Mask è tutto un altro livello. Majora's Mask proprio ti mette ansia, mentre Ocarina c'è tutto il tempo che vuoi, te la prendi comoda. Però ragazzi, questo è il King Zora. Ci ho messo anche una reference quando abbiamo incontrato la prima volta. Quindi, sì. Sì. Non so se i giri tipo gli restituiscono salute o lo aiutano in qualche modo. Beh, di sicuro prende meno danni. Rompi timpani letale? Boia, Yumi. Ah, una fiatata fetida, mamma mia che pozza. E G-Banyan è crepato. Bene, bravo. Complimenti, G-Banyan. Allora, torna in vita, ma stai bene attento, eh. Ma ora che ci penso? Aspetta un po' un attimo, ma lo stato nemico, quanti PS c'hanno ancora questi? Allora, quello è andato, ok. Ho messo gli scudi, ho messo ultraforza. Dai, su, fatelo fuori quel girino del cavolo. Oh, allora, adesso fa un respiro profondo e attacca un'altra volta. Wow. Dato che è rimasto solo lui, attacco proditorio. Per forza lui va a finire. Sperando che gli faccia un bel danno, perché ragazzi, ha troppi PS sto coso. Oh, è fatta, dai. Attacco proditorio e ce lo togliamo di torno, giusto? Vai, una bella fiatata fetida. Eccolo qua.
Guardalo, sì, però mi è cascato addosso, su, che schifo. Mi ha spiaccicato col tutto viscido, poi le rane sono viscide, dai, stanno nello stagno. Prego, cara, niente, di niente. Blossom, anche a te. Grazie, tesori, prego, cara, prego. Ora però vadi, torni al suo viso. Torni al suo volto, quello che è. Ebbene. Eccole qui. Buttercup sempre arrabbiata comunque. E anche questa è fatta. Vediamo un po' il tesoro. Inferno Dog, buono! Sarà piccante. Oh, Alama è risorta dal suo sonno. Dal suo letargo infinito. Ma ragazzi, io direi di fare anche un altro livello e ci siamo quasi a quanto pare, eh? C'è il quiz, il mago del quiz, Domenico. E poi vediamo cos'altro perché mi sa che ci siamo a questo punto, eh? Mi sa che non manca molto. Banana, yeah! Un altro dialogo importante. Quando ero il duca del male, sì? Ho capito un po' il suo modo di pensare. Davvero? E qual è il suo obiettivo allora? Far soffrire la gente, immagino. È un'entità malefica. Il suo cuore è pieno di odio, invidia e rabbia verso le persone. Le sue azioni sono dettate da pura malvagità. Ma ho capito, non possiamo permettere che la faccia franca. È tutta colpa mia. Se non avessi ceduto alla sua tentazione, nulla di questo sarebbe accaduto. Dai, non ti abbattere, puoi contare su di me. Mi occuperò io di lui. Oh, grazie. Beh, certo. Se no, chi altro? Oh, ecco qui Domenico, il mago del quiz, e poi possiamo vederci. E poi possiamo anche fermarci. Dai, sì, avanti, giochiamo. Giochiamo, che bisogna fare, dai. Dietro il sipario. Ora ti porrò tre domande. Cominciamo. Domanda 1. Chi sarà mai? Secondo me era Bob Ross. Chi era? Destro. Messer Mancino? La gag. Beh, questo è facile. Chi era? Clara. Beh, perché mi fai questi quesiti così facili? Su. Ecco il tuo premio. Tre tagliandi di gioco. Non male, non male. Ragazzi, mi sa che sopra c'è il Duca del Male. Eh sì ragazzi, il prossimo episodio potrebbe concludere effettivamente Mitopia, tranne un extra aggiuntivo in teoria che va a racchiudere tutte quante le altre aree che ancora bisogna esplorare. Vedremo nel prossimo episodio. Ragazzi, come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione il link per Instagram e Telegram e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!